Allora, questo secondo video di questa mattinata è estremamente interessante perché vi facciamo vedere un articolo che è stato pubblicato su Panorama, che è molto ma molto importante, e di lì poi faremo vedere altre cose. Questo è il numero di Panorama, questo è l'articolo, vedete che c'è una bella faccia, una vera... Sai chi mi sembra? Un'arpia. Sì, Sofia Loren. Sofia Loren. Però questo è un articolo che va letto per intero. Sofia L'Orlandi furiosa con Renzi, che ricambia. Oh, tra l'altro ricordiamoci che la Orlandi, capessa dell'Agenzia delle Entrate, è illegittima. L'abbiamo denunciata 4-5 mesi fa. Perché non è stata nominata in quanto vincitrice di concorso esterno. Ok? È stata nominata a un tra i soliti amici, però l'articolo è di tale importanza che, essendo poi tra l'altro brevissimo, ce lo leggiamo tutto, ok? La direttrice dell'Agenzia delle Entrate è finita in disgrazia e il Premier punta a sostituirla con Ruffini di Equitalia. Attenzione, Rossella Orlandi è una brava professionista, ce lo dice lui, però ha fatto il passo più lungo della gamba, almeno secondo l'opinione di Palazzo Chigi, per la precisione dell'ufficio che assiste Matteo Renzi. Sai che ufficio? Di cosa è accusata la direttrice dell'Agenzia delle Entrate? Di aver messo in imbarazzo, ben mascherato per la verità, il Premier. È successo infatti che Orlandi si sia venduta come fatta una cosa che al massimo poteva considerarsi sperimentale, ovvero il modello 730 precompilato, un'operazione frettolosa e mal concepita. Ti immagini se questi sono in condizione di concepire qualcosa? Cioè, voglio dire, non so, questo Orlandi quanti figli ha? Questi signori fanno parte di quegli analfabeti funzionari. Esattamente. Cioè, questa gente... Il 47% della popolazione italiana, fra cui ovviamente la classe dirigente tutta, altrimenti non si spiegherebbero alcune cose, tranne quelli che ovviamente tramano nell'ombra e che veramente controllano i gangli importanti dello Stato italiano, e cioè i burocrati, la fascia più importante dei burocrati. Esattamente. Gli altri generali sono funzionali e sono analfabeti funzionali, appunto. Esattamente. Funzionali al sistema e analfabeti funzionali. Allora andiamo avanti. Ad esempio, questo del 730 precompilato è una cosa veramente light. Vabbè, andiamo avanti. Ma perché basta che i nostri amici ci ragionino un po' sopra. Dopo ne parliamo a proposito dell'obiezione fiscale. Appunto. Ovvero il modello 730 precompilato, un'operazione frettolosa e mal concepita, che ha reso grotteschi i trionfali annunci di Renzi. Ma Renzi di per sé stesso è grottesco. Anzi, attenzione, non offendiamo i grotteschi. No, sono no. Stati, diciamo, che dei grandi pittori. Don Chisciottesco, forse è meglio. Sì, ma Renzi non sa nemmeno chi è Don Chisciotte. No, Don Chisciotte c'è un'anima nobile. Nobilissimo, questo. Altro che Sancho Panza. Pronti? Allora, il sì, quale siamo qui, ora, stiamo facendo un video. Alex, stiamo facendo Rossella, un video con Giorgio. Sì, che non è Rossella Falca. Mezza. Ciao. Che non è Rossella di Via Col Vento, ricordiamocelo bene. Non vuole sentire parlare manco da lontano. A sostituire Orlandi, questo è il punto, signori. A sostituire Orlandi nel cuore fiscale del Premier è Ernesto Mario Ruffini, l'amministratore delegato di Equitalia, sarà, al quale sarà quello dei Chianti Ruffino? Pazzesco, il Chianti Q. Allora, l'amministratore, e poi è Ruffini, l'amministratore delegato di Equitalia, al quale il Premier si rivolge ogni qualvolta ha bisogno di delucidazioni su fisco ed intorno. Allora, Equitalia è un ente privato, gestito in termini privatistici, creato appositamente per rovinare l'economia nazionale e buttarla nel baratro. Il capintesta di questo progetto,
no, di questo ente che si chiama Equitalia. Tale Ernesto Maria Ruffini è il consigliori diretto di tale Matteo Renzi, che non credo sia in condizione di capire alcunché, perché c'è una sentenza, che tu devi dire che sentenza è stata fatta. Certo. Che è la sentenza della Corte dei Conti emessa ad aprile di quest'anno, in cui si dichiara apertamente e formalmente che il signor Matteo Renzi è persona incapace di intendere di volere. Allora, siccome noi sappiamo perfettamente che Equitalia, ripeto, è un ente privatistico a scopo di rapina, è quello che insuffla, che consiglia l'incapace e l'inconcludente Matteo Renzi, sull'inconcludenza di Matteo Renzi... Ma è mai possibile un paese, qualunque paese, ma pure se andiamo in Biafra o quant'altro, ma gente, il capo del governo è lo scemo del villaggio, cioè, è la cosa più assurda. Che si fa consigliare dall'esponente di un ente di rapinatori. Capito? Tra l'altro non legittimato. Come se la regina Vittoria si fosse che fatta consigliare da William da chi? Dal Corsaro. No, vabbè, non era Vittoria quella, oh. Quella della regina Vittoria erano tutti pirati. Certo. A cominciare Palmerston, Disraeli, da Rhodes e da tutti quegli altri pirati. No, ma tu parlavi della regina Elisabetta prima, nei confronti di Morgan. Di Morgan, ecco, Sir Morgan. Fatto Sir perché aveva portato talmente tanti soldi. Perché esercitava la guerra di corsa contro i galeoni spagnoli che portavano in Spagna, a loro volta rapinavano loro gli Inca, uccidendoli e massacrandoli e genocidandoli oltretutto. 25 milioni appunto, quindi cari signori, è vero, l'uno valeva l'altro. Proseguiamo. E non da ora. No, ma aspetta, bisogna anche dire che il problema dell'impero spagnolo era stato traslato al problema del regno d'Inghilterra. Certo. Perché con la riunificazione dei due regni di iberici erano stati mandati via i tafani e i pulci e le zecche e parliamo di una santa regina, una santa, e c'aveva ragione, santa regina. E c'aveva ragione, e questi 60. Qui ci hanno rifilato anche da noi, perché questi cari terpesi sono venuti a Livorno, ancora. Ascolta, incredibile, no, ma anche a Milano, sì. Allora ti dico, o a Venezia già c'erano da un pezzo. C'erano un pezzo. Allora, no, non so se quelli di Venezia li abbiano accettati. Dopo faccio una digressione sul fatto che questi episodi che abbiamo raccontato determinano la nascita di un partito che si chiama Movimento 5 Stelle. Esattamente. poi lo spieghiamo bene, sì. Chi è il Movimento 5 Stelle, però, signor Grillo. Senza interferire pesantemente, perché qui noi sappiamo che oggi come oggi quello è l'unico movimento bene o male di alternativa, gli altri sono completamente fatti. Sì, ma questo è dovuto alla base, non al vertice. Certamente. Dovuto alla base. La base prima o poi prenderà una posizione netta, se la forza... No, dopo quello che è successo ieri, che ha detto che uno non vale più uno, che le votazioni online non si faranno più, e quindi tutti, diciamo, la democrazia diretta non si applicherà più se non in casi sporadicissimi. Questo ha detto ieri il signor Vater. Le logiche politiche sono sempre le stesse. Ha detto che hanno imbarcato di tutto e di più e che quindi vanno controllati. Beh, lo farei anch'io, adesso, se ma, io, sì. ma lui tutta questa strategia a proposito del Movimento 5 Stelle è stata studiata di proposito, non certo. È che è stato un errore imbarcare di tutto e di più, come sì, vabbè, ma capita comunque quando nasce un movimento nuovo, sempre successo. Sì, ma se tu non parliamo del fascismo, se tu lo fai nascere su un non programma e un non partito, è chiaro che imbarchi di tutto e di più, è chiaro, intenzionale, capito? Certo, però il programma su un programma, su un progetto politico, imbarchi quelli che condividono. Sì, ma il programma anche quello politico è estremamente limitativo. Comunque non entriamo nel merito, no, perché vabbè, parliamo di questo. Saremmo veramente è un discorso di teoria politica più che d'altro. Certo. Vediamo noi.
Allora, al quale il premio si rivolge qualvolta ha bisogno di delucidazioni su fisco e dintorni. Abbiamo detto esattamente che la politica fiscale di Matteo Renzi e dei compari che lo assecondano è dettata da esigenze privatistiche. Di pubblico non c'è assolutamente nulla. Soprattutto di interesse dei Windsor e della City di Londra. Esattamente, di carattere privatistico. E non da ora, bensì da almeno un quadrimestre. Che lavora, cioè, per conto delle 20 banche internazionali che comprano il debito. Esattamente, cioè da ben prima che divenisse amministratore delegato, era il 15 giugno, quindi amministratore delegato è sempre Ernesto Maria Ruffini, perché ha preso il posto di quell'altro delinquente che noi ci compiacciamo di averlo denunciato sette volte. Una nomina peraltro avversata dalla stessa Orlandi, ovviamente, che già lo vedeva come un pericoloso concorrente. Le scarpe l'uno con l'altro. Così è, infatti. Ma non si sa chi sia meglio tra i due. No, chi dei sono due... tutti e due i peggiori. Sì, esattamente, faccia gli interessi privatistici anziché quelli della collettività nazionale. A Renzi piacerebbe moltissimo sostituire Orlandi con Ruffini, magari recuperando il vecchio progetto di fusione tra l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Allora, anche questo è un atto di carattere privatistico e banditesco, perché tu non puoi, Agenzia delle Entrate è un'agenzia dello Stato, è un'agenzia, anche se compartecipata, dello Stato. Equitalia è un ente privatistico, con scopi privatistici. È al 100% detenuto dallo Stato, attraverso l'INPS, è l'Agenzia delle Entrate, 51 e 49, però è di diritto privato e quindi ragiona e funziona secondo le regole privatistiche. E lì tutto il discorso. Tra l'altro adesso Equitalia sta mandando in giro una marea di tasse, di roba, di richieste di soldi, cartelle giattoriali e quant'altro, per prendere contropiede proprio in questi giorni la poveri cittadini che già sono stati spolpati da 10-15, io non sono ieri stato ne ho incappati un paio che stavano in una macchina da 25.000 euro, sì, stazionando in un posto, diciamo, discreto, dove stavano lì con il condizionatore a palla e il motore acceso, e io li ho visti per un'ora e mezza fermi lì che controllavano la planimetria attraverso il TomTom, per andare poi a notificare appunto queste cartelle esattoriali ai poveri cittadini. Io lo stesso e stavano lì tranquilli e beati. Io lo stesso giorno due ho notato, delinquente, esatto, tremendo. In questo consorzio ho notato uno che dico: ma lei che cosa fa qui? Dice: no, devo consegnare da un'altra parte, però sono qui perché qui è in ombra. Dice, fai un po'. Allora, andiamo. A Renzi piacerebbe moltissimo sostituire Orlandi con Ruffini. Soltanto che Matteo non può cacciare Rossella dopo averla nominata poco più di un anno fa con toni esaltanti. Ripeto, come noi sappiamo bene, perché noi siamo informati da gente che è informata, perché sono all'interno, perché sono obiettivamente dirigenti nominati dopo regolare concorso e in funzione dopo giuramento. Certo, non nominati. Assunti dopo regolare concorso, quindi vincitori di concorso e dopo regolare giuramento allo Stato. Questi invece sono in su una posizione esclusivamente precaria, del tutto precaria e assolutamente illegale, illegittima. Questi sono degli usurpatori del ruolo a tutti gli effetti. Come tali, noi abbiamo denunciato in finita. Esattamente quello che noi faremo, che non sarà più quello di denunciare, qualora avessimo un minimo di potere. Non ci limiteremo alla sola denuncia. Né Orlandi ha intenzione di dimettersi adducendo motivi personali, come piacerebbe al Premier. Allora, qui se stanno a litigare sui nostri soldi delle associazioni a delinquere, sono dei delinquenti, sono dei ladri di fronte ai quali
banditi. Esatto. Una volta li chiamavano banditi. Sì, Jesse James era un certo noi metteremo sulla capa in testa di questi signori una bella taglia. Una taglia, ma poi dopo gli tagliamo pure la testa. Una taglia. Nel senso vero della, della parola. Un bel cappuccio con possibilmente taglia, col cappio. In italiano ha preso probabilmente via dal fatto che tagliavano la testa ai malfattori. Non credo. Taglia potrebbe essere un taglio di quattrini, perché la taglia è sempre legata a un'offerta di quattrini. Quindi dovrebbe essere un taglio di quattrini, una cosa di questo genere. E quindi non resta che convivere, seppur in una sorta di guerra permanente, con la direttrice furiosa chiusa nel fortino del suo ufficio e Renzi che le muove le truppe nemiche intorno. Teste de cazzo, i cialtroni, lazzaroni, andate a giocare ai soldatini, andate a giocare a Monopoli, questa è l'unica cosa che voi sapete fare. Monopoli! Magari. Tutto questo mentre Ruffini, forte della sua scarsa popolarità mediatica, visita in incognito gli uffici di Equitalia lungo tutto lo stivale. Arriva, si nasconde tra la folla e cerca di capire i bisogni di dipendenti e contribuenti. Lui capisce i bisogni, lui capisce come può rubare ai delinquenti e ai dipendenti, perché i dipendenti gli ridurranno sistematicamente lo stipendio con la minaccia, questa sia una taglia, no, del licenziamento imminente. Ma questo non sono d'accordo, a questa gente qua in genere danno delle belle prebende, perché per essere delinquenti ad andare a buttare di fuori di casa i vecchietti è fuori un bel pelo sullo stomaco. Che gli danno una percentuale sugli sfratti, ma è altrettanto vero che quando non sei capace di fare lo sfratto ti danno un bel calcione in culo, per senso. Finora lo hanno conosciuto soltanto a Roma e Bologna, ma soltanto dopo un paio d'ore. Allora, cari amici, quando lo riconoscete, questo qui... Un bel calcio nelle palle. Una bella stira. Ecco qui, bella, la fotografia è qui, ve lo potete andare a vedere. Se andate a fare la fila per pagare le tasse, la fila, e trovate questo che vi viene a chiedere qualcosa, potete fare una cosa soltanto. Gli tirate giù i pantaloni e poi, giustamente, fate il trattamento che questa persona si merita. Dopodiché invito l'amico Orazio a chiudere questa altra parentesi per riaprirne un'altra molto importante. Sì, ma diciamo è collaterale, ecco. Certamente. Noi abbiamo fatto... Noi salutiamo, se questa è la dea Iside, Amici, questa è l'idea Iside, dai. No, diciamoglielo. Qui si sono rubati tutto. Ah, questa è la dea Iside, mi piace molto. Appunto, sì. Bellezza feliniana, chi è questa? È la dea Iside, vedi che c'ha il turbante. Afrodite. Dai, facciamolo Merita. Vedere i nostri amici maschi. Maschi non transgender, mi raccomando. Ecco. Allora... Abbiamo fatto una serie nel corso degli anni, una serie di denunce contro il sistema di rapina messo in piedi dallo Stato italiano, a partire in particolare dal 1992, ma in maniera massiccia dal 2001 con la legge 246. Queste fotocopie possono essere richieste tranquillamente su Alba Mediterranea, o viste anche su Alba Mediterranea. Dunque, abbiamo messo in maniera organica tutte le varie modalità di azione e di pensiero che possono essere messe in atto e controdedotte rispetto al regime di rapina messo in atto dal governo nel corso degli anni, come abbiamo detto. E qui c'è appunto questa breve relazione che si chiama illegittimità di qualunque tassazione nel regime monetario attuale. Allora, una cosa importante da dire a tutti i cittadini e da far ricordare anche ai cosiddetti monetaristi, cioè quelli che nel corso dei secoli si sono occupati di monete e di emissione monetaria e gestione della moneta,
che quindi dovrebbero essere, diciamo, la parte apicale della intelligenza per quello che riguarda, diciamo, l'aspetto monetaristico, e invece anche questi, diciamo, sono monotematici, nel senso che si limitano alla visione, diciamo, centrale della valenza logica e concettuale della parola moneta, quando invece la moneta centra su di sé praticamente tutta la valenza sociale sotto qualunque prospetto, perché più o meno la moneta incide su qualunque attività umana sociale, economico-sociale. E quindi la cosa importante da ricordare, appunto, a questi signori che si dicono monetaristi, è che la moneta è funzione, nel senso matematico, del concetto anche di fisco, perché la moneta ha all'interno di sé anche il concetto di distribuzione della ricchezza, che è il concetto essenziale di qualunque idea del fisco uno possa avere, perché il fisco serve a uno Stato per ridistribuire la ricchezza attraverso, diciamo, l'acquisizione di una parte del valore prodotto dai cittadini e dalle imprese, e attraverso questo, diciamo, prelievo forzoso o non forzoso di una parte di questa ricchezza, lo Stato poi ci fa le opere pubbliche e quindi ridistribuisce ricchezza ad altri rispetto a quelli a cui l'aveva prelevata. Quindi la moneta ha la funzione duplice, quella di circolazione di primo livello, diciamo, essenziale della ricchezza, del lavoro, della ricchezza prodotta dal lavoro, e un secondo livello di circolazione della ricchezza che attraverso il fisco. Ma non è detto che il fisco sia formalizzato e concepito sempre nella maniera in cui noi lo abbiamo istituito nelle varie epoche, nelle vari stati e nelle varie società che si sono succedute nel corso dei secoli. La cosa quindi da tenersi presente è che i due cardini della gestione dell'economia in qualunque società, in qualunque economia, in qualunque Stato, sono da una parte il pilastro della moneta, dall'altra il pilastro del fisco, che però sono vincolati e congiunti intimamente l'uno all'altro e non possono andare singolarmente da nessuna parte, devono coesistere entrambi o addirittura essere integrati in un'unica essenza. Una piccola aggiunta riguarda proprio il ragionamento: l'integrazione è semplicissima. Se il fisco ti chiede un tot numerico di quattrini, di euro, è chiaro che questo tot è collegato al valore intrinseco, è correlato, cioè della moneta che tu in quel momento mi devi dare, intimamente correlato, perché poi il fisco ci dovrebbe, in teoria, se lo mangiano loro, ma in teoria gli dovrebbe servire per fare le opere pubbliche. Le opere pubbliche hanno un valore, anche queste, correlate al valore reale della moneta in quel momento. Certo, e quindi sono inscindibili l'una dall'altra. Esattamente. Però che cosa è successo? Che a partire da Nabucodonosor, no? E poi attraverso tutte le varie evoluzioni nella Ionia, quel fesso di Nabucodonosor, certo, e nella Ionia, nell'Egitto, in Fenicia e poi nell'Impero Romano e poi successivamente con tutti gli stati che si sono, diciamo, venuti a creare col disfacimento dell'impero e tutto quello che ne consegue. Tutto questo concetto che abbiamo espresso inizialmente veniva mantenuto perché esisteva la circolazione monetaria in base al metallo prezioso che questa moneta rappresentava attraverso la rarità di questo metallo, no? Che fosse argento, oro o anche semplice bronzo. Quindi il valore era intrinseco alla moneta e quindi la fiscalità veniva prelevata aborigine nel momento dell'emissione dal principe che coniava. Quindi, per ipotesi,
o il principe, o l'imperatore, il re, il signore del luogo, si prendeva per la sua, diciamo, immagine che dava la certezza del tasso di materiale puro che c'era e del peso del materiale, del minerale, del metallo che conteneva, e dava la garanzia attraverso la effigie che metteva, l'immagine che metteva sulla conio, e quindi era accettata per un determinato valore o capacità di controvalore, no? Per che ne so, un aureo ci si poteva comprare due vacche, tanto certo, per dire un valore, no? Ecco, quindi c'era una correlazione immediata fra l'emissione della conio e il signoraggio, perché veniva prelevato alla fonte, quindi non c'era bisogno di altro. Il possessore del metallo prezioso che era con l'effigie dell'imperatore o del principe, era quello o che del signore. O del signore, era quello che ce l'aveva in tasca, quindi non c'era da discutere niente. Poi nel corso dei secoli c'è stata l'evoluzione dovuta principalmente ai banchieri fiorentini, a Venezia, e poi agli anseatici, ai olandesi e poi all'Inghilterra, e che hanno creato via via tutta una serie di strumenti monetari alternativi per poi arrivare alla banconota. La banconota rappresentava il deposito aureo che c'erano nei forzieri del re, del principe. Quindi anche in quel momento lì, in quella fase successiva lì, il discorso emissione monetaria, fisco, era ab origine, cioè nel momento in cui veniva emessa la moneta c'era già il prelievo fiscale e non c'era bisogno di altro. Il fisco, nella maniera in cui lo intendiamo noi, allora si pagava sì le decime eccetera, ma era un discorso un po' diciamo più semplice. Nel corso dei secoli era un prelievo anche lì è fatto alla base, nel senso che uno trebbiava, c'era il mandato del principe o del capopopolo del luogo, che nel momento in cui uno trebbiava prelevava la decima, e quindi non c'era, diciamo, bisogno di grandi diciamo procedure. Le cose poi sono cambiate nel 44, quando a seguito di Bretton Woods, e poi nel 71 a seguito di Camp David, non era Bretton Woods. Sì, era Bretton Woods. Ah, hai ragione, sì, Bretton Woods. Era Bretton Woods, e con 71, nel 71 era Camp David. Sì. A Camp David sono stati, diciamo, raccolti a riunione tutti funzionari delle varie banche di emissione a livello mondiale, i vari governatori delle banche, dei vari governi in giro per il mondo, e attraverso tutta una serie di accordi che poi sono succeduti a quell'incontro lì, diciamo, si è svincolato definitivamente il valore della banconota dalla riserva aurea e da altri concetti che non stiamo a dire. Tra parentesi, ricordiamoci che quello che è successo nel 71 è stata la risposta dell'amministrazione Nixon, certo, alla richiesta francese di, certo, De Gaulle, di, certo, riavere il proprio oro. Certo, certo. E loro hanno detto: non te do proprio un cazzo, così impari a fare la guerra per conto loro. Allora, la cosa quindi, diciamo, se deteriorata gravemente, appunto, e definitivamente fino ad oggi, perché è possibile porre rimedio. E che cosa è successo? Che c'è stata la scissione fra l'emissione monetaria e il fisco, che prima era congiuntamente fatta nell'istante in cui veniva coniata la moneta. C'era un rapporto diretto tra il valore reale della moneta e quella che ti veniva richiesto, se cambia il valore, poi il cazzo esattamente. E quindi, senza entrare nel discorso della degenerazione dell'emissione monetaria, che oggi ha portato a avere un'emissione monetaria pari a 700
milioni di miliardi, ecco, non mi veniva, quindi 700 quadriliardi di dollari di emissione monetaria globale in dollari, quindi è una cosa folle, e cioè qualcosa come 700, no, oltre un centinaio di volte il valore del prodotto interno lordo mondiale. Esattamente. Una cosa misurato al momento, una cosa di una dimensione folle. E questo è stato dovuto appunto anche a questa scissione. Che perché? Perché l'emissione monetaria può essere fatta dal principe o da chi detiene il monopolio dell'emissione, che può essere la Banca d'Italia come la Banca Centrale Europea, ma c'è da contraltare anche il controllo a posteriori del cittadino attraverso il fisco, il quale fisco non può andare oltre certi limiti della curva di Laffer controllata dal cittadino, perché se il cittadino, il cittadino paga finché non è subissato di tasse, nel momento in cui è subissato di tasse, come oggi noi qui in Italia siamo al 70 oltre per cento, il cittadino a un certo punto chiude l'attività, quindi non paga più, quindi è lo Stato c'ha come contraltare e verifica della sua gestione diciamo virtuosa della economia monetaria statale questo doppio pilastro che uno controlla l'altro. Questo oggi è venuto a cadere, ecco che cosa è successo, e vi faccio parlare. C'è voluta la visita di Netanyahu di recente. Ieri? Ieri no. L'altro ieri? No, dell'altra settimana. No, qualche giorno. Vabbè, due o tre giorni fa. Era venuto per chiedere il concorso italiano in questa loro grande difficoltà che hanno adesso, se la beccano in culo. C'hanno un crollo dell'economia. Del rafforzamento dell'Iran, però. Anche il crollo interno di prodotto interno lordo. Perché erano i palestinesi transfrontalieri che coltivavano le piantagioni di Pompelmo e di frutta transgenica. Sono capace di fare un cazzo. Di mettere la moneta. Allora c'è voluta la presenza del Bibi, il quale ha insegnato a Renzi, uomo eccezionalmente intelligente, la curva di Laffer. Perché cazzo si arriva? È vero, ha fatto un intervento e ha detto: ma che cazzo stai a fare? Oltre un certo limite di tasse non c'è più nessuna redditività. Allora, nel 2015, capito? Dopo 300-400 anni di studi di economia. Vabbè, siamo stati. Andiamo avanti. Allora, fra l'altro la curva di Laffer è applicabile a qualunque campo. Certamente. Oltre anche al campo della resistenza materiale. Esattamente. È come la gaussiana, è la stessa cosa. Esatto, la curva è di una Gauss. Gaussiana. È la curva di Gauss, esattamente. Cioè oltre un certo limite cambia, vira. Qualunque sistema vira. Esattamente. Allora, ma il guaio è purtroppo che la gente non sa un cazzo di niente. Sono sicuro che se gli domandiamo che cosa significa vira, tanto per dirtene uno, Matteo Renzi non sa. Matteo Renzi non sa un cazzo, proprio. Mi ricorda? Allora, Matteo Renzi, mi ricorda? No, ma il bello è che vinceva alla ruota della fortuna, vinceva dando risposte incredibilmente intelligenti. No, ma alla ruota della fortuna gli dicevano qual era la risposta. Ma certo, l'operazione era quella, lo conosciamo benissimo. Allora, colgo l'occasione per dire due cose. La prima, che il comportamento di Renzi mi ricorda uno scemo del villaggio che era poverino, era uno scemo, però non dava nessun fastidio, lo chiamavano Cirillo a Cervia. Cirillo ti avvicinava, ti diceva tre o quattro poesie, dice bravo, e gli davi qualche soldino. La prima è quella, l'altra, adesso non me la ricordo più. Ricordo agli amici, perché gli amici in queste cose le devono sapere, che sono riusciti a scoprire che truccavano perfino il lotto, ti ricordi? Come no? Allora, cosa facevano? Che poi è successo un casino, perché tutti quelli che giocavano al lotto dicevano, queste sono le carte truccate, però quelli del lotto gli rispondevano giustamente, tu hai giocato su alcuni numeri, sono usciti, no, e allora avrebbero potuto anche uscire, no? Se avessero coinciso con gli interessi dei truccatori. Certo. Allora,
per chi non sa come funziona il la lotto, legge dei grandi numeri, c'è un bambino truccato, con un bambino con bendato, una fascia bendata, che infila la mano, prende delle palline. Delle palline, dentro le palline c'è un numero, questo piglia la pallina, la dà un funzionario, il quale lo dà un altro funzionario, il quale apre la pallina e ci vede il numero. Bene, sono riusciti a truccare perfino questo. Hanno truccato perché facevano un piccolo grafico sulle palline e educavano i bambini a riconoscere queste palline. Quindi, cari amici, capito? Non so se mi spiego. Se riescono a truccare questo, non hanno truccato le risposte a Matteo Renzi, coso? Mike Buongiorno, che truccava tutto, che è stato sempre tutto truccato, che tutti questi concorsi, Mike Buongiorno chi era, ecco, concorsi televisivi sono tutti truccati, e quando tu devi dire hai truccato, dici, ma questo c'è una trasmissione questo è un gioco. Su Rai 1 alle 9 di sera, sì. Che c'è, mi manda, no mi manda, c'è quella trasmissione, c'è la Ezio Greggio lì, esatto. Come che si chiama, sì, la trasmissione, no, hanno denunciato 10.000 volte la notizia, hanno fatto le riprese, ha fatto vedere come e continua ad andare avanti, sì, continua tranquillamente ad andare avanti, quello che si aprono, sì, le cassette, no? Sì, dove i numeri che ci sono dentro lì sono sempre sistematicamente messi, chi deve vincere vince e chi non deve vincere non vince. E ti immagini, non ha fatto vincere Matteo Renzi, doveva diventare capo del governo, ti immagini. Allora, grazie Mike, grazie. Ma hanno fatto vincere anche quell'altro Matteo, ricordiamo. Ah sì, sì, Salvini, sì. Sì, andiamo avanti. Allora, bisogna dire ancora due o tre cose prima di leggere. E quindi, per portare avanti il discorso dei due pilastri che sostengono qualunque tipo di economia, quindi l'emissione monetaria e il fisco, sono assolutamente correlati. Non ci può essere una disgiunzione dell'uno dall'altro. Quindi se cambia l'uno, deve cambiare l'altro. Sono intimamente interferenti l'uno con l'altro. E quindi nel 71, quando appunto avvenne l'incontro di Camp David con quello che poi è significato successivamente della separazione fra emissione monetaria e qualunque tipo di rapporto di riserva aurea, aurea o quant'altro, argento, sì, ma anche di lavoro, anche di beni, di prestazioni, di quant'altro. Ma ricordiamo anche le emissioni di Kennedy, era coperta dall'argento, perché certo, l'hanno ammazzato. Certo, certo, sì. Era su base argentea, certamente. Magari come ne parliamo, il dollaro di Lincoln, sempre su base argentea. Ne parliamo magari in un'altra occasione, perché lì c'è un tutto un discorso da fare importante. Allora, per seguire sul filone principale del rapporto intimo fra appunto emissione monetaria e fisco, il fisco nel momento in cui andava mutando le condizioni e i protocolli per l'emissione monetaria, andava contemporaneamente e parallelamente, cronologicamente nello stesso istante, entrava in vigore una cosa, doveva entrare in vigore un pari palliativo o una modifica e un'integrazione al sistema monetario anche per il fisco. E invece questo non è mai successo. Noi abbiamo un sistema fiscale che risale al 1973. La legge istitutiva del qualunque tipo di esazione fiscale è la 603 del 1973 e poi successivi analoghi, paralleli, correlati e quant'altro. E quindi da allora il fisco non è cambiato quasi di una virgola. Quindi la cosa importante da dire è che oggi ci ritroviamo, ma poi adesso leggiamo tutte queste cose qua, che ci troviamo in un paradigma. È inutile che lo leggiamo perché andiamo troppo per le lunghe e finisce. No, vabbè, le cose importanti. No, le cose importanti, ma c'era tempo, ho controllato prima. Le cose importanti vanno dette. Oddio, ho perso il filo, che stavo dicendo? Niente, ha detto leggiamo, adesso. No, avevo detto un'altra cosa, c'era un'altra cosa che voglio dire. Quindi c'è.
questa correlazione che va mantenuta, che invece è stata del tutto stravolta, e quindi noi ci teniamo al momento attuale un sistema fiscale datato dal 1973, ovviamente con qualche modifica, qualche aggiornamento, ma sempre sullo stesso principio etico, sullo stesso principio sociale, sullo stesso principio morale, sullo stesso principio, perché tutte queste vengono prima di quello economico, e poi appunto economico e fiscale e monetario. E noi quindi dobbiamo incominciare a riflettere su questa carenza assoluta. Ecco perché oggi appunto Netanyahu addirittura è venuto qui a farci istruirci sulla curva di Laffer, no? Quando noi sappiamo benissimo che cosa è, l'abbiamo denunciata tante volte questa questione, anni fa, quindi non da oggi. E quindi il concetto è che il parallelo alla emissione monetaria volitiva, diciamo così, arbitraria, senza nessun vincolo, con il valore prodotto all'interno dello Stato veramente reale, altrettanto il fisco non può invece essere vincolato a qualcosa di assolutamente reale, perché se io emetto valore in Italia, facciamo ipotesi, per 1.500 miliardi di prodotto interno lordo, che in realtà sicuramente sono molti di più, perché poi se andiamo a valutare tutte le emissioni monetarie finanziarie, semplicemente finanziarie, riscontriamo un'enormità di emissioni in più, che però va a incidere sul fatturato delle aziende in Italia, che siano le banche, gli istituti finanziari e quant'altro, importa poco, comunque sia, incidono poi nel prodotto interno lordo attraverso l'utilizzo che si fa di questo valore emesso arbitrariamente. E quindi il fisco viene coinvolto in una emissione monetaria assurda e esorbitante rispetto a quello che è il prodotto veramente reale economico all'interno dello Stato. E quindi questo produce poi appunto la necessità di arrivare a esazioni fiscali attorno al 70%. Ecco perché avviene questo. Ma tieni presente che il fisco oggi ti fa un'ingiunzione di pagamento, a parte il fatto che è falsa, noi l'abbiamo dimostrato in tutte le maniere, anche perché sono falsi i dirigenti. E qui, certo. Ma se tu non paghi ti mette degli interessi usurai, certo. È già quello. Non solo, e se ti deve portare via qualcosa, ti porta via la casa sottovalutata, perché te la mette all'asta, certo. E te la comprano al 10% del valore, certo. Tra l'altro. Certo, certo. Allora, premesso questo, appunto, le principali motivazioni a supporto e modalità esecutive e finalità sociali del diritto dovere di opposizione ad ordini, sentenze, sanzioni illegittimi e incostituzionali e di più il rifiuto all'obbedienza in caso di palesi violazioni e corollari giuridici derivanti. Allora, l'articolo 31 della Costituzione agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, la maternità, l'infanzia, la gioventù e quant'altro, e viceversa questo Stato asociale oggi toglie risorse per dargli agli extracomunitari che arrivano come immigrati clandestini, invasori a tutti gli effetti, e li toglie a